È la preghiera la via maestra per la Chiesa del Nicaragua, ieri più che mai. In unione con le conferenze episcopali latinoamericane è stata celebrata una giornata per chiedere l'intercessione divina affinché torni la pace nel paese del Centro America. L'arcivescovo della capitale Managua, il cardinale Leopoldo José Brenes, ha apertamente parlato di una persecuzione da parte del regime del presidente Daniel Ortega, che nei giorni scorsi aveva accusato vescovi cattolici e potenze straniere, leggi Stati Uniti, di aver orchestrato un tentativo di golpe. Non ho intenzione di fare nessun colpo di Stato, ha replicato il cardinal Brenes, perché non sono un politico. Nessun vescovo è un politico. Nessuno di noi vuole arrivare alla presidenza né fondare un partito politico. Anzi, in questa lunga crisi, che dallo scorso aprile ha provocato oltre 360 morti in Nicaragua, la Chiesa ha provato a porsi come mediatrice di fronte alle istanze di un popolo che chiede maggior rispetto dei diritti umani, avanzando a Ortega la proposta di anticipare le elezioni del 2021 al marzo 2019. A fronte di ciò non si contano le aggressioni da parte delle cosiddette turbas, i gruppi paramilitari filogovernativi di cui sono stati vittime catechisti, sacerdoti, religiosi e vescovi, compresi il cardinal Brenes e il nunzio vaticano, Monsignor Sommertag.